Pochi mesi fa noi abbiamo già avuto l'occasione di discutere questa proposta che, come ricordava poc'anzi il consigliere Baroncelli, prima battuta era stata presentata sotto forma di interrogazione. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la Giunta, niente è cambiato rispetto alla posizione che avevamo nelle scorse settimane. Si conferma infatti la necessità di avere una sosta generata e controllata da un sistema di parcometri, come ebbi appunto a dire nelle scorse settimane, perché ci pare il modo più corretto e trasparente di gestire le necessità relative al parcheggio, sia esso lungo che breve. Inoltre, la modifica di questo sistema graverebbe sull'ente per tutto ciò che concerne la riprogrammazione elettronica delle apparecchiature, nonché per tutta quella parte non secondaria che interessa la segnaletica stradale. Sarebbe altresì difficilmente controllabile colui che sosta per periodi superiori a 15 minuti, così appunto come richiesto dall'ordine del giorno. E infine i risultati che fino ad oggi ci sono pervenuti, anche dopo ampie verifiche fatte con la FAGES, con l'azienda che ha gestito per noi, che ha redatto per noi il piano della sosta, i risultati, dicevo, si sono dimostrati ampiamente soddisfacenti. E quindi, ribadita la nostra più assoluta contrarietà a questo ordine del giorno, ed espletato la parte prettamente tecnica dell'ordine del giorno, mi corre l'obbligo di fare una mia brevissima considerazione proprio nel merito, squisitamente politica ma attuale, partendo appunto dai punti B e C dello stesso. Da comune cittadino in prima battuta e da politico poi, mi chiedo infatti, e lo chiedo a voi consiglieri eletti in questo consesso, come si possa sostenere quanto scritto in questo ordine del giorno relativamente alla potenziale penalizzazione che noi, governo della città, con questo regolamento della sosta andremo a fare, secondo appunto i presentatori dell'ordine del giorno, nei confronti dei cittadini. Come, mi domando, come si può sostenere una linea politica come questa quando si appartiene ad uno schieramento politico che quotidianamente attua o comunque avalla politiche vessatorie nei confronti dei cittadini? È vero, viviamo una stagione politica strana, questo è vero, è attuale. Abbiamo un governo che campa di promesse che mai realizzerà. Un governo che snobba i problemi reali dei cittadini generati dalla crisi, dai licenziamenti, dalle fabbriche che chiudono. Un governo che grava davvero e concretamente nelle tasche dei cittadini, che talvolta, inconsapevoli di questo, di ciò che sta concretamente avvenendo, non si rendono purtroppo conto della gravità. L'azione vera che noi cittadini, noi amministratori, noi cittadini stiamo subendo passa dalla quotidianità di scelte politiche di comodo e che nulla hanno a che fare con i veri problemi del Paese. Penso ai costi esorbitanti della TAV, penso al caso Alitalia, per non parlare poi dello scudo fiscale che, come è noto e come è attuale, premia di fatto i mascalzoni e penalizza tutte quelle categorie di persone per bene, di uomini e donne che lavorano e che con fatica contribuiscono alla fiscalità generale del Paese, perché questa è la verità. Per arrivare poi all'assurdità attuale delle restrizioni della legge finanziaria che penalizzano gli enti locali, che come sappiamo sono poi in definitiva quelli più vicini ai problemi veri dei cittadini. E allora, signori consiglieri, se questo ha un senso, se la politica ha un senso, io credo che in questo consesso sia doveroso misurarsi davvero rispetto a questi problemi. Avere la responsabilità quotidiana di amministrare una comunità deve portare noi che governiamo e voi che siete eletti dai cittadini a riflettere in questa direzione. Lo ricordo per dovere politico e senso civico, prima alla maggioranza che sostiene il governo e poi agli esponenti del centrodestra. Cercare, come in questo ordine del giorno, di soprassedere ai problemi reali e veri dei cittadini con proposte che cercano sostanzialmente di ribaltare la frittata e di quindi di scaricare le vere responsabilità su altri, io non credo che sia una linea politica che alla fine paga. In un'epoca come quella attuale, caratterizzata senza dubbio alcuno da una crisi economica generalizzata, la politica deve indurci a ricercare soluzioni vere, deve indurre voi e noi a ricercare politiche di alto profilo per risolvere i problemi dei cittadini. E questo, e vado a concludere Presidente, non può essere generato dalla volontà di ergersi a paladini dello Stato sociale quando, come prima sostenevo, si fa parte di una compagine politica che tutto fa tranne che occuparsi dei problemi veri del Paese e dei nostri cittadini. Grazie.
Grazie Assessore. A questo punto si apre il dibattito, ricordo che ci sono interventi, un intervento per ciascun gruppo di 5 minuti. Chi vuole parlare? Fruet. Io mi meraviglio che una richiesta di una promessa fatta nel corso degli anni passati, di poter dare un quarto d'ora di sosta gratuita per andare ai bar, per andare a prendere, a fare un acquisto qualsiasi in un posto, ci si trovi a una risposta che non è risposta, ma che ritira fuori una storia politica e lo scudo fiscale e le vessazioni. Noi non abbiamo parlato di vessazioni, vi abbiamo rammentato che era stato promesso un quarto d'ora di sosta, come a Scandicci, come arrivare o no con le macchine moderne oggi che ci sono, non dovrebbe essere difficile, per dare la possibilità a quello di prendere il caffè, di prendere il chilo di pane, qualche bottega rimasta a prendere qualcosa. Qui no, non ci si può fermare per nulla se non con una drastica punizione, che è la multa minimo 36.000, se c'è il vigile chiaramente, di 36 euro. Ora io dico, ma che la gente, anche per prendere il caffè, o il chilo di pane che è il suo fornaio, ora io dico, ma che la gente vicino, che deve andare anche lì, alla Hoppe, laggiù di via Raffaello Sanzo, alla Hoppe Nuova, deve andare lì anche lì dove c'è parcheggio gratuito all'aperto, allo scoperto, a tutte le parti c'è parcheggio gratuito. No, non lo so che strana risposta viene dato lo scudo fiscale e questo qui e questo qua e Berlusconi. Siamo a Empoli, ha fatto un regolamento di sosta, più o meno combattuto, promesse di ammorbidirlo, noi ve lo rammentiamo e voi fate gli offesi buttandoci di nuovo Berlusconi, il governo qui, il governo là. Dico, ma se vi manca dopo un po' di incassi, prima di tutto non so se è stato ripreso direttamente dal comune la gestione dei parcheggi a pagamento, come era stato detto, perché è inutile dare e versare fior di quattrini alla Publi Servizi, dare la tangente, chiamiamola così, alla Publi Servizi con la scusa di dargli a loro il contratto per far tutto, quando si può benissimo fare da noi, e che in questo caso i vicinini cosiddetti avrebbero tutta un'altra classificazione ed un'altra autorevolezza. Qui si tratta di venire incontro alla gente e di venire incontro alle promesse che avete fatto quando avete fatto apparire a Empoli 2.000 posti o più a pagamento. Ma vi rendete conto tutti i centri eccetera? Poi avete fatto il comodo di tanti, va bene, che pur avendo il posto dove mettere la macchina sono venuti qui e gli avete dato tanto di autorizzazione, perché nessuno si è preoccupato di andare a controllare se quello ha o non ha il garage dove mettere la macchina, solo perché gli fa fatica il giorno, perché sta meglio lì, almeno se va fuori, se rientra poi magari non va fuori lo stesso, la sera ripiglia la macchina e la rimette in garage. Voi non l'avete fatta. C'è stata una richiesta fatta a suo tempo, mi pare proprio da Gori, allora AN, in cui si chiedeva nome, cognome, targa e tutto a chi era stato dato il permesso gratuito di sosta a Empoli, perché c'è chi si vantava, ah io non ce l'ho ma a me me l'hanno dato, ah io ne ho avuto 4 o 5, io sa, queste cose ci si crede e non ci si crede, ma che ci sia dell'abusi è senz'altro questo. Voi non vi ponete il problema di dire diamo una risposta, perché si rifarà ora, diamo una risposta all'interrogazione e alla richiesta allora fatta dal consigliere Gori prima, di vedere se tutti questi, io ne conosco personalmente una decina, che con l'affare sono accompagnati, la donna l'è qui, però loro stanno a Vinci, stanno a Cerreto, loro non hanno diritto, se vengono a casa della sua donna e stanno, ma perché deve avere anche la macchina, come, la mette da un'altra parte la macchina, o la mette in sosta, cosa mi importa, se no fa come me, si risposa, non c'è problema. No, lui tiene l'indirizzo dove lo tiene perché lo deve tenere e questo lo deve, e c'ha il permesso. Allora si può dare una risposta in merito migliore che non quella di dire lo scudo fiscale? Poi voglio dire, le possibilità per veramente...